Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla presentazione dell'associazione Agora dell'Iese, presieduta da Giovanni Palumbo. Nel salone della scuola di musica Spadaro, il primo cittadino di Reggio Calabria è intervenuto ad un dibattito pubblico insieme ai componenti del nuovo sodalizio, che hanno illustrato scopi e finalità dell'associazione e anche un'app innovativa pensata per offrire opportunità e sviluppo del territorio. Nel corso dell'incontro è stato chiarito l'iter relativo alla realizzazione della strada di collegamento tra lo svincolo autostradale di Gioia Tauro ed il borgo di Delia Nuova. Ci tenevo che si chiarissero alcuni punti sicuramente sulla strada, che per noi è fondamentale. La strada ci porterebbe dei vantaggi enormi, sia di risparmio di tempo ma soprattutto delle tranquillità, delle sicurezze nel tragitto e nel percorso, di avvicinarci sempre di più l'uno con l'altro, di essere tutti uniti per avere un unico scopo. Lo scopo che abbiamo è sicuramente di dare più servizi al cittadino. Questi piccoli paesi hanno sempre meno servizi, hanno sempre meno informazioni e hanno sempre più bisogno di essere supportate e aiutate, e di dare voce a questo popolo anche al di fuori del nostro splendido paese. Adesso siamo circa al 94% dei lavori, ma purtroppo stiamo procedendo alla rescissione in danno nei confronti della ditta per procedere a un nuovo appalto, rispetto al quale è stato da quasi 2 anni chiesto alla Regione Calabria con priorità 3 il finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro.